Allora, di che colore lo faccio? Bambini, scusate, noi eravamo qui perché in questo momento sto facendo un disegno, guardate, vedete? Stavo disegnando gli alberi, il sole, la nuvola, il prato e anche un pagliaccetto, ma non so di che colore fare il suo cappello, tutto. Mi stavo facendo consigliare da loro che oggi vogliono stare tutti aggrappati. Sapete perché vogliono stare aggrappati? Perché gli racconto una favola che a loro piace tantissimo, e cioè Tarzan. Lo conoscete, lo so, ormai le conoscete tutte. Quindi loro ora sono qui perché vogliono vedere anche le figure. La favola inizia così. Kala amava Tarzan come se davvero fosse suo figlio e lo coccolava con teneri abbracci ogni volta che lui piangeva. Era orgogliosa di lui. Non le importava se il suo aspetto non era uguale a quello degli altri gorilla. Sapeva che quel cucciolo aveva bisogno di affetto e il resto non contava. Eppure, quando Tarzan diventò più grande, soffrì molto per non essere veloce come gli altri gorilla. Non perdeva occasione di battersi per gioco con Teg, che era la sua migliore amica. E ogni volta che lei si allontanava, lui cercava sempre di rincorrerla. Posso venire con te? Le chiese un giorno. Certo, rispose Ted, se riesci a starmi dietro. E fuggì. La piccola gorilla non si aspettava però che Tarzan fosse così veloce. Eccola, vedete? Chissà chi è laggiù in fondo, chi saranno? Tarzan la sorprese. Era determinato e coraggioso. Quando Terk lo sfidò per scherzo a prendere un pelo di elefante, sapete cosa fece Tarzan? Si gettò da una rupe altissima in un laghetto dove nuotava proprio un branco di elefanti. Piragna! Urlò l'elefantino tanto, guardatelo, impauritissimo, che non aveva mai visto un essere umano. A quel grido, gli altri elefanti terrorizzati iniziarono a uscire fuori dal laghetto e proprio in direzione del branco dei gorilla. Kershak, il padre di Tarzan, riuscì a portare in salvo un cucciolo così, per un soffio. Guardate, vedete? Tutti impauriti? Guardate, spaventati. Erano pericolosi, sono grossi gli elefanti. Si infuriò il padre con Tarzan e gli gridò: Potevi uccidere qualcuno! Kala tentò di difendere il suo bambino, ma il gorilla non ne volle sapere. Guardalo, non sarà mai uno di noi. Tarzan rimase profondamente ferito da quelle parole e fuggì via finché non arrivò a una pozza d'acqua dove si fermò per specchiarsi. Piccolino, non si riconosceva e si scoprì diverso da loro e cercò di imbrattarsi tutto di fango per assomigliare più possibile ai gorilla. E fu così che Kala lo trovò tutto coperto di melma grigia. Perché sono così diverso? Chiese il bambino. Ma Kala gli fece chiudere gli occhi e gli chiese di ascoltare i loro cuori. Vedete? Guardate. Lui trova sempre tanta forza nella mamma. Avete visto? Vi faccio vedere anche a loro le immagini, Visto? Vorrei solo che Kershak lo capisse. Sospirò Kala alla fine. Glielo farò vedere! Sarò il miglior gorilla del mondo! Esclamò Tarzan. E fedele alle sue parole, Tarzan, crescendo, imparò a comportarsi come un vero gorilla e riuscì a diventare più forte e più veloce di tutti. Un giorno sconfisse persino il nemico più temuto dei gorilla, Sabor. Guardate, che denti grossi! Lo sconfisse, fu più forte. Tarzan offrì la sua preda a Kershak e proprio in quel momento però si udì un forte rumore attraversare la giungla. Guardate, vedete che gli porta Sabor al suo papà. Indovinate questo forte rumore cos'era? Non si sa, ma Tarzan era curioso e scoprì degli esseri umani che gli somigliavano tantissimo. Erano i primi che incontrava. Eccoli, vedete? Indovinate un po' chi c'era tra di loro? Indovinate? Come? Esatto, proprio lei, Jane. Intanto Terk e Tantor e gli altri gorilla avevano trovato l'accampamento degli umani.
degli umani. C'erano molti oggetti curiosi e facevano un rumore fantastico. Quindi loro cosa fecero? Iniziarono a giocare con tutti questi oggetti strani. Non avevano mai visto, non so, una macchina da scrivere o un bicchiere o un binocolo. Per loro erano cose stranissime. Infatti, cosa fecero? Terk e i suoi amici improvvisarono un concertino nella giungla, mettendo sotto quadro però tutto l'accampamento. Guardate, vedete? Guardate che confusione che hanno fatto, eh? Il rumore attirò l'attenzione di Tarzan e di Jane e anche di Kerchak, che si infuriò. Lui non voleva che i gorilla venissero a contatto con gli uomini e ordinò a tutti di stare lontano da loro. Tarzan cercò di opporsi, quegli esseri erano così simili a lui. Vedendo che il padre non voleva sentire ragioni, Tarzan si allontanò. Vedi? Avete visto? Uno da una parte e uno dall'altra, tutti e due arrabbiati, tutti e due volevano avere ragione. Tarzan andò a riflettere sul ramo di un albero. Alla fine decise di frequentare gli umani, di nascosto. Passarono alcuni giorni e Tarzan era sempre più attratto da Jay e dai suoi simili. Quando Kala si rese conto che il figlio non sapeva decidere se stare con i gorilla o stare con gli umani, decise di rivelargli la verità sulle sue origini. Perciò lo portò nel luogo dove lo aveva trovato. Quando era ancora in fascia, era piccolino ed era una capanna su un albero, costruita dai suoi genitori, quelli che lo avevano fatto nascere. Tarzan rimase colpito vedendo il ritratto di sua madre e di suo padre. Vedete? Ha trovato la loro foto, ma lui non aveva mai visti. E decise di seguire ciò che gli diceva l'istinto. Perciò indossò dei vecchi abiti del padre e salutò Kala con un abbraccio. Però vedendola piangere, la rassicurò. Ovunque io vada, tu sarai sempre mia madre. Poi raggiunse Jane, che lo aveva invitato ad andare con lei in Inghilterra. Ma che cosa orribile quella notte successe! Kershak! Aveva capito che cosa sarebbe successo. Infatti, uno degli uomini, il più cattivo, Cleton, arrivò con un gruppo di marinai e cercò di catturare tutti i gorilla. Infatti, lo sapete che l'avido cacciatore voleva prenderli tutti, ingabbiarli e portarli in Inghilterra, allo zoo. E così fece. Anche Kershak dovette arrendersi a Cleton perché lui aveva il fucile. Clayton stava proprio per sparargli un colpo e quando stava per farlo, Tarzan intervenne. Vedete? Guardate, erano tutti pronti a combattere contro quel cattivo di Clayton, quegli umani cattivi. Il giovane riuscì a strappare l'arma a Clayton e a mandarla in mille pezzi. Stanno combattendo, guardate! Guardate con che forza! Clayton lo inseguì, furibondo, ma alla fine Clayton fu sconfitto. Con l'aiuto di Jane, Terk e Tator, Tarzan liberò i gorilla e costrinse i marinai a fuggire. Poi andò a soccorrere il padre, che però era ferito molto gravemente. E allora Tarzan gli disse: Kershak, perdonami, ma sentendosi così responsabile di quello che era successo. Ma Kershak, il padre, gli rispose: No, no, sei tu che devi perdonare me. Tu che devi perdonare me perché io non avevo capito che sei sempre stato uno di noi. Però ormai era in fin di vita. Guardò Tarzan e prima di morire disse: Prenditi cura di loro. Allora Tarzan capì che non avrebbe mai lasciato l'Africa. L'unico suo dispiacere era doversi separare da Jane. Vedete, erano un po' dispiaciuti. Lui voleva restare, lei doveva andare via. Si dovevano separare. Il giovane andò a salutarla. Anche Jane era molto triste. Quei giorni nella giungla erano così belli, erano stati bellissimi. All'improvviso, però, la ragazza capì che doveva restare. Amava Tarzan e di questo era sicurissima. Il padre la seguì e gli stranieri furono accolti con gioia da tutti i gorilla. E quindi Jane, sapete che cosa fa? Si butta nell'acqua dalla nave, sì, per tornare da Tarzan. E anche questa storia, come avete visto, finisce bene. Tu come stai? Eh? Finisce
Finisce bene. Ora loro sapete cosa vogliono fare? Riguardare tutte le foto prima di addormentarsi, gli piace tanto. E lui mi ha detto che gli è piaciuta soprattutto questa, la foto di mamma gorilla e Tarzan che si abbracciano, vedete? Io però ora basta, non leggo più. Ora devo finire questo disegno e penso di fare il cappello di questo colore, verde chiaro. A domani, bambini, per un'altra storia. Un bacio. Mua, 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 mua. Ciao!